ITF del Rung, oggi abbiamo un ospite particolare, un arbitro di serie dal 96, Giuseppe Solarino. Giuseppe, come si diventa arbitro e come si va avanti in questo lavoro? Intanto bisogna essere folli. No, scherzo, in realtà si parte tutti dall'amore che si ha, la passione che si ha per questo sport. Tutti iniziamo giocando, chi meglio, chi peggio magari decide di buttarsi sull'arbitraggio. Ma è molto semplice, si parte con una carriera da nazionale rivolgendosi al proprio comitato provinciale in cui si fa una richiesta di partecipare al corso di arbitri. Si sostiene un esame. E piano piano inizi ad arbitrare a livello regionale. Quando poi cominci ad annusare i tornei internazionali, come il torneo del Rung, per esempio, un 15.000 maschile, come dire, la voglia viene mangiando, inizi a respirare un'area internazionale, parlare in inglese, vedere persone che vengono da fuori, inizi a piacerti. Se sei un minimo in gamba come arbitro, hai la possibilità di andare avanti sostenendo ulteriori esami e quindi diventando da nazionale il primo livello di internazionale, che è il white badge, poi c'è il bronze badge, che è quello che attualmente io detengo, poi c'è il silver badge e poi il gold badge. E in base a una serie di esami, valutazioni e a volte anche magari qualche scelta, diciamo così, più politica, la carriera dell'arbitro va avanti. Ed è comunque una bella carriera, ecco, diciamo così, ricca di soddisfazioni e anche delusioni. Sembrerebbe un lavoro facile, ma ci vuole concentrazione, attenzione. E diciamo così, nell'immaginario collettivo tutti vedono: ah, l'arbitro, ah sì, è facile, tanto guardi le palle, chiami i punti. In realtà non è poi così agevole, diciamo, quella è probabilmente è la base, il minimo comune denominatore, cioè ci si aspetta che un minimo si sappia vedere la palla, però da giocatore uno l'occhio ce l'ha. E ovviamente chiamare il punteggio è la cosa più semplice del mondo, il vero problema è tutto il resto, perché la parte più importante è saper gestire due persone, che poi nel doppio diventano quattro, saper gestire due persone che in quel momento non ragionano, sono in una trance agonistica, qualunque cosa succeda, il primo capro espiatorio è sempre l'arbitro. Quindi saper gestire è la cosa più, forse ancora più importante, saper comunicare, perché nel momento in cui uno sa comunicare, sa relazionarsi a un'altra persona che in quel momento magari è anche molto arrabbiata con te, è la parte più importante. Quindi mantenere una calma apparente, perché dentro tutti noi proviamo altro. Però sapersi, come dire, saper dare anche le giuste risposte, che possono essere in italiano o soprattutto in inglese. Voi praticamente vivete in trasferta, questo è una sorta di hobby o è proprio un lavoro? Questa è una domanda che, insomma, ci pone sempre una serie di difficoltà. Ci sono delle persone che quando decidono di voler magari investire lo considerano come lavoro. Io personalmente per qualche anno ho dedicato molto tempo. Però ho sempre mantenuto la mia visione, sempre meglio mantenerlo come, diciamo, un hobby particolare che però va condotto in maniera molto professionale, quindi come fosse un vero e proprio lavoro, però mantenendo come dire, un altro tipo di attività principale per quanto mi riguarda. Però può essere un lavoro, tutte le persone che voi vedete in TV fanno solo questo, quindi ci vuole impegno e soprattutto non sapere che cosa significhi stare a E casa, questo immagino, perché immagino. cambiare ogni volta hotel, mangiare sempre al ristorante all'inizio può essere bello, però vi assicuro che stanca. Voi quando siete in campo avete una vostra autonomia decisionale oppure c'è sempre il supervisor che mette il cappello? No, fortunatamente noi abbiamo una nostra autonomia. Noi su tutto quello che succede in campo dobbiamo sempre prendere una decisione e la dobbiamo prendere in 2 millesimi di secondo, perché il terzo millesimo è già troppo tardi. Quindi noi abbiamo già un'autonomia in tutta una serie di questioni. Ci sono poi quelle che si chiamano le questioni di fatto, sono quelle che noi gestiamo autonomamente e direttamente. Le questioni di fatto è quello che succede nel campo. Quando però nel campo ci può essere un dubbio su una regola o l'interpretazione di un fatto che succede, in quel caso noi siamo obbligati e tenuti a chiamare in campo il giudice arbitro, che avrà la decisione finale, quindi sarà lui a decidere
per quell'evento, però principalmente sulle questioni di fatto noi abbiamo la prima e unica parola. Poi se diventa di diritto interviene. Ho capito. Mi hanno chiesto qua fonti in giro per il RUNG se qualche arbitro può spiegare il warning. Allora, il warning si fa riferimento al codice di condotta, che è uno strumento che gli arbitri hanno per controllare il gioco, controllare anche il giocatore, e che come dire, tutta l'azione si svolga non solo all'interno delle regole, ma anche secondo come dire, dei canoni, senza andare oltre, ecco, quello che dovrebbe essere l'attività sportiva, che ricordiamoci che è uno sport, va giocato professionalmente e sportivamente. Quindi nel momento in cui si va al di fuori abbiamo questi strumenti per intervenire, che molti vedono come una punizione, ma non è una punizione, sono per controllare. E abbiamo a livello internazionale abbiamo il primo step, che è quello che si chiama il warning, che è l'avvertimento. E allo stesso giocatore, se succede qualcos'altro, c'è il point penalty, quindi il punto perso. Poi il terzo step è il game penalty, quindi il gioco perso. Dal quarto in poi può essere, su scelta del giudice arbitro, può essere un gioco perso o la partita persa. Quindi basta solo cambiare la visione, serve per aiutarci. Ho capito. Adesso ti trovi qui a RUNG, in questo contesto, diciamo, localizzato. Però mi hanno detto di là, che tu non lo vuoi dire, ma hai arbitrato 17 tornei del Grand Slam. Sì. E sono stato sgamato, sì. Beh, vabbè, in realtà sì. Un circolo piccolo. Diciamo che un po', ovviamente mi fa onore, sono contento, però cerco sempre di mantenere un po' il riservo. Però sì, ho avuto la fortuna di poter lavorare in 17 Slam, tra cui tutti quanti, perché sono gli Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e gli US Open. E in un anno sono riuscito a fare il mio personale slam, e devo dire che il 2007 per me sarà un anno indimenticabile. E a un certo punto nel 2010, quando avevo meno tempo e ho raggiunto il massimo, ho deciso al massimo di fermarmi. Il massimo per me significa fare il giudice di linea sul servizio della finale maschile di Wimbledon. Credo che più di questo non potessi fare. Chi giocava? Erano Nadal contro Berdic, quindi per qualcuno me lì sarà invidiosissimo. Lo so, però per fortuna che abbiamo italiani che hanno questa opportunità. E quindi diciamo così, è da stimolo per chi vuole iniziare questa attività da arbitro, da giudice di linea, avvicinarsi al tennis, perché credetemi, ci si arriva. Se ci si impegna e si è professionali, prima o poi ci si arriva. Sicuro il passo difficile sarà tirare il freno a mano quando sei lì, ancora da giovane. È praticamente difficilissimo farlo, però sono arrivato a un certo punto in cui ho preferito, come dire, smettere almeno quell'attività al massimo, anche perché dopo 17 Slam, 2 Olimpiadi, penso che tanto di più non posso fare, quindi va bene così. Va bene così. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Ciao.